Oh, almeno siamo riusciti dopo anni a vincere due partite di fila in campionato. Empoli-Juventus 1-3, una partita che onestamente a me non mi ha fatto impazzire perché solo con una pistola puntata alla bocca direi che oggi la Juventus ha giocato bene, perché a essere sinceri non ha giocato bene. Chi vince ha ragione e oggi fortunatamente abbiamo ragione. Nella prima parte di partita sicuramente non si può dire che la Juve giocava bene perché il gioco faceva cagare, una tartaruga in letargo avrebbe avuto più idee della Juventus di oggi e diciamo che a volte mancava anche proprio la voglia di provare ad andare a far gol, ma fortunatamente abbiamo avuto una reazione simile a quella di Manchester, no, perché no, cioè diciamo due contesti un po' differenti. Però fortunatamente abbiamo visto una Juventus con le palle che alla fine che ha dimostrato che se vuole fare riesce a farlo. Perché in un'azione puramente sculata abbiamo fatto l'1-1 con Mandzukic in un calcio d'angolo, anche lì dopo 63 anni siamo riusciti a fare gol di testa con Evra che è alto 1,48, però quando salta più in alto di tutti i difensori, non so che cazzo c'avrà una molla sotto le scarpe, non lo so. Mentre invece nel secondo tempo provavamo di gestire, perché secondo me noi quest'anno non sappiamo gestire bene le partite. Fortunatamente l'Empoli non si è mai reso pericoloso nel secondo tempo e siamo anche lì fortunatamente riusciti a fare il gol del 3-1 con Dybala, anche se bisogna ammettere che Lichtsteiner era tipo in fuorigioco di 41 metri. Infatti non so come cazzo non abbia fatto a vedere il fuorigioco, il guardaline, però fortunatamente, almeno cazzo questa volta, fortunatamente non ha fischiato e l'abbiamo portata a casa sul 3-1. Ed è stata quella lì la fortuna, perché nel caso che l'Empoli fosse riuscito a segnare il secondo gol, lì apriti cielo. Noi siamo a meno 9 dalla prima in classifica, che tanto per cambiare ha vinto 1-0. E adesso abbiamo 2 settimane di pausa, di stop, e la prossima sarà a Torino contro il Milan. Ecco, noi in questo momento qui dobbiamo solamente concentrarci, riguardare le partite vecchie e guardare gli errori che abbiamo fatto e allenarci affinché questi errori non vengano più commessi, perché sennò siamo dei pesci. Perché nonostante la Juventus stia facendo non un campionato esaltante, bello, tutto quello che vogliamo, tutto sommato è lì. Però ovviamente ci vuole la buona volontà, tocca creare un gioco che io ho visto poche volte quest'anno. Se le ho viste quelle poche volte il gioco, e bisogna tornare a giocare da Juve. Cazzo, sembra facile, però è così. Quindi, detto ciò, se la pensi come me, ti invito a lasciare un mi piace, scrivermi qui sotto un commentino riguardo i tuoi pareri sul match. Tra l'altro, dato che settimana prossima non gioca la Juve, però vorrei comunque portarvi qualcosa, se avete delle idee scrivetemele qui sotto, così magari se ci sono delle idee carine prenderò in considerazione di fare quello che mi avete proposto. E nulla, se ancora non l'hai fatto ti invito a passare nelle pagine che trovi qui sotto in descrizione nel profilo Instagram. Se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti al canale, io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!